Ciao a tutti Crashers, benvenuti da Dennis di RBN, benvenuti a questo recap RBN contro Dark Empire. Andiamo a vedere le mappe di guerra con gli avversari che praticamente non hanno nemmeno attaccato, si può dire. E con la mappa invece praticamente tutta tristellata eccetto un solo villaggio, il numero 2 con 2 stelle. Andiamo a vedere il primo attacco da parte di Sentenza ai danni di King AJ, TH10 max defense con praticamente reali non maxati, stessa cosa per le mura. Attacco praticamente molto molto vario, con golem, streghe, maghi, spaccamuro e i reali. Vediamo che c'è anche l'utilizzo del nuovo reale, il Garden, che il nostro Sentenza ha praticamente al livello 4 perché ha da poco fatto il TH11. Fa uscire il castello e lo fa fuori con un avveleno. Poi parte con 4 golem, 3 che abbiamo detto prima e 2 nel castello. Maghi ovviamente in linea da nord e da nord-est. Parte subito con la Queen e la doppia salto, 2 gelo e furia per contrastare l'inferno e penetrare maggiormente il villaggio. Utilizza adesso la prima gelo all'uscita della Queen, seconda gelo applicata sull'altra inferno. Il nuovo eroe, come vedete, è insieme alla regina, ma muore subito perché appunto preso in focus. La Queen che ancora è in procinto di andare a rimuovere le due Tesla che sono uscite, il cannone e la difesa aerea. Nel frattempo ci sono ancora maghi e streghe a pulire tutto, quindi attacco diciamo molto di forza, senza troppi tatticismi. Questa dall'altro è una guerra non entusiasmante da commentare per me, perché sono quasi tutti attacchi su TH10, diciamo, sottosviluppati. Come questo qua ad esempio, TH9 con l'inferno, io lo chiamo. Ovvero quindi dei TH10, diciamo, sviluppati prima del previsto. Qui Walk per Fillo contro il numero 3, con la Queen a prendere due aeree, come vedete, messe un po' a caso, quindi abbastanza facili da prendere. Poi utilizzerà praticamente un mastino e mongolfiere per spazzavia il resto del villaggio. Utilizzo di 2 gelo, 2 furie e 4 velocità. Quindi che nel frattempo sta entrando al centro del villaggio, furia sulla Queen Walk, gelo sull'inferno. Quindi che quindi toglie addirittura 2 difese aeree, torre inferno e Queen avversaria, quindi praticamente fa una strage. Poi parte il re da sinistra a togliere la terza aerea, rimane solo un solo mastino perché la difesa aerea appunto è a portata. Usa qualche sgherro fuori per iniziare già a pulire, poiché ha perso molto tempo con la Queen Walk. Si tiene 2 mongolfiere per la fine, risparmia anche una pozione velocità, 3 stelle anche per Fillo. Come adesso vedrete, come ho detto prima, quasi tutti i villaggi sono, se non tutti, sono praticamente TH9 con l'inferno. Altro attacco su altro TH10 da parte di Berga, ripeto sempre, difesa da TH9 e inferno livello 1, quindi un lavoro molto molto facile per Berga, che invece è abituato a tristellare TH10 anche maxati. Parte con entrambi i rally da sinistra, quindi senza Queen Walk a prendere appunto 2 aeree. La regina ne ha già presa una. Parte adesso con mastini e mongolfiere sulle altre 2. Gelo e furie più velocità iniziali per consentire alle mongolfiere di entrare in maniera molto più rapida. E difese già quasi tutte fatte fuori. Rimangono soltanto un paio di cannoni e una torre arciere, quindi difese diciamo poco fastidiose per le mongolfiere. 3 stelle anche per Berga, direi in scioltezza. Queste guerre qua, tra l'altro, per il nostro clan solitamente sono le guerre che più diciamo ci infastidiscono, tra virgolette, perché diciamo che ci piacciono le guerre più impegnative, no?
In questo caso non è stato così, pazienza. Il matchmaking speriamo che andrà meglio la prossima War. Queen Walk di Francesco sul numero 5. Direi uno degli attacchi eroici, poiché Francesco ancora una volta per la terza War consecutiva, quindi per il terzo video consecutivo che mi mostro, tristellerà praticamente un TH10 o un TH9, ripeto, con l'inferno, chiamatelo come volete. Ma comunque per la terza volta ci mostrerà come utilizzare l'inferno, le gelo, scusate, livello 1 da TH9, che ripeto, non essendoci diciamo abituato, poiché appunto TH9, non è semplice diciamo usare le gelo sui TH10 se non si sono mai state, se non sono mai state appunto utilizzate. 3 stelle anche per Francesco in questa war. Rischia un pochino con la Queen all'inizio, ma rimane praticamente una, due mongolfiere, quelle diciamo che bastano per fare il clean up. 3 stelle anche per Francesco. Prossimo attacco sul numero 6 da parte di Dade84. Questo villo non lo commento, incommentabile veramente. Dade84 che utilizza subito la Queen da sola a prendere un'aerea fuori. Poi dopo parte con la Queen Walk, quindi subito la furia su guaritore di regina. Toglie anche la seconda aerea adesso. Qualche mago a nord per fare il clean su quei pochi edifici per consentire alla regina di perdere meno tempo. Parte con il re sull'altra aerea che praticamente era fuori. E utilizzerà poi un mastino e 32 mongolfiere, quindi un attacco mass balloons, oserei dire. 4 velocità, 2 gelo e una furia. L'aerea, l'ultima rimasta, è già stata fatta fuori, ovviamente messa fuori. Subito la prima gelo toglie anche l'inferno e si conserva praticamente una gelo e due velocità, quindi due pozioni, come se attaccato con 3. Ovviamente su un villaggio così molto molto facile si poteva aspettare uno scherzetto del genere, per modo di dire. Altro attacco di White Wolf, che è il 19 attacco, il numero 7, quindi anche qui diciamo questi attacchi qua sembrano facili, ma non lo sono per dei TH9 che non sono abituati appunto, come ho detto prima, a utilizzare le gelo. Allora parte con golem e reali a entrare nella parte centrale del villaggio. Il re nel frattempo ha fatto il giro, ma niente di preoccupante. Anche la queen ha fatto il giro, per farvi capire come sono disposti questi villaggi, quindi non difficili da tristellare, anche se i reali fanno il giro, niente paura. Domatori che hanno già spazzolato tutto, si tiene una velocità. 3 stelle anche per White Wolf. Sembra più un villo da farm questo che da war. Prossimo attacco da parte di Francesco, che si porta a casa 6 stelle. Questa è una disposizione tipica dei TH10, l'abbiamo vista molte volte però con dei villaggi maxati e quindi sempre distellata alla stessa maniera. Qui Walker a prendere una o due aeree, il re se ne prende un'altra e prende anche la Queen. Regina sta facendo nel frattempo tutto il giro, ha già spaccato l'altro muro per consentire appunto l'entrata, quindi toglie due aeree e la terza con il re, ne rimane una. Solito attacco visto sui TH10 maxati, qui ce lo ripropone Francesco in versione mini, per modo di dire. Due mastini sulla aerea rimasta, 3 velocità a entrare mongolfiere, 2 gelo livello 1. Una già utilizzata, rimane ancora una velocità e una gelo. Utilizza adesso la gelo. Rimangono ancora 3 mongolfiere e 2 spac che non ha utilizzato. Utilizza adesso una mongolfiera. Le altre due probabilmente se le tiene. 100% per Francesco.
che praticamente fa pratica, inizia già a far pratica per quando sarà TH10 con questi attacchi qua. Altro attacco di McLovin, l'ultimo del video della giornata. Altra Queen Walk, stavolta a prendere aerea e Queen avversaria, quindi Queen nemica. Parte da nord con la Queen Walk, ha già tolto l'aerea. La Queen adesso si concentra sulla Queen avversaria. Parte il re da destra a prendere l'altra aerea. Utilizza praticamente un golem per coprire il re, che tra l'altro non è nemmeno entrato inizialmente. Poi alla fine cambia idea e si va a prendere l'aerea, quindi tutto va secondo i piani. Rimangono adesso due aeree, utilizza solamente due mastini perché le aeree, mi vergogno anche a dirlo, sono a livello 5, quindi non servono più di due. Utilizza adesso del gelo nella parte centrale del villaggio e la velocità 3 stelle anche per McLovin, che utilizza le mongolfiere alla fine per il clean up. Se vi è piaciuto il video, anche se diciamo mi dispiace dirlo ma non è stato entusiasmante come gli altri, ma comunque abbastanza interattivo, mettete un like e iscrivetevi. Un saluto da Dennis di RBN, ci vediamo al prossimo video.